Il genere si manifesta in ogni cosa e su tutti i piani. Ogni cosa ha il suo principio maschile e femminile. Il settimo principio, il principio del genere, dice che c'è un genere manifesto in ogni cosa. Vogliamo però chiarire nuovamente che il genere, inteso dal punto di vista ermetico, è del tutto diverso dal senso ordinario dato al sesso. Ha la sua etimologia nel latino, con il significato di creazione, generazione, produzione. Insomma, di qualcosa di molto più vasto di quanto non indichi il sesso, che si riferisce piuttosto alle differenze anatomiche fra i due generi, maschile e femminile. Meglio ancora, il sesso non è che una delle manifestazioni del genere sul piano fisico della vita organica. È necessario che questa differenza sia tenuta bene a mente, dato che alcuni, in possesso di una qualche infarinatura ermetica, hanno creduto di identificare questo settimo principio in assurde e repellenti teorie sul sesso. Compito del genere è quello di creare, produrre, generare, come è ben visibile, dalle sue manifestazioni su ogni piano fenomenico. Questo è difficile da provare scientificamente, poiché la scienza non ne ha ancora riconosciuto l'universale applicazione. Certo, non mancano le prove scientifiche, i corpuscoli, gli ioni e gli elettroni che sono alla base della materia e della formazione degli atomi, un tempo creduti indivisibili, sono una lampante manifestazione del principio. Per la scienza, questi tre elementi ruotano fra loro ad un livello altissimo di vibrazione. Inoltre l'atomo si forma dall'aggregazione di corpuscoli negativi attorno ad uno positivo. Dunque, quest'ultimo esercita una certa attrazione sui negativi, rispecchiando in pieno la formula ermetica per cui il principio maschile si identifica col polo positivo, mentre il principio femminile con il polo negativo. A questo punto una parola riguardo questa identificazione. Tipicamente si ha una cognizione del tutto errata sulle qualità del polo negativo della materia elettrica. I termini non sono appropriati, in quanto positivo non significa qualcosa di forte e buono in confronto alla debolezza e l'irrealtà del negativo. Applicarlo all'elettricità è del tutto inesatto. In una batteria, il polo negativo in realtà è quello in cui e per cui si generano nuove forme di energia. Non c'è niente di negativo in quel polo. I migliori scienziati usano ora il termine catodico, dalla radice greca che indica discesa, percorso di generazione, eccetera. Dunque, dal catodo emergono gli elettroni e quegli strani raggi che hanno rivoluzionato totalmente le cognizioni scientifiche qualche decine di anni fa. Esso è la causa di tutti quei fenomeni che hanno fatto rigettare tante affermate teorie, ora buone solo per gli archivi. Non solo genera tutti i fenomeni elettrici, ma anche le più sottili forme di materia, tutte quelle che la scienza ha studiato. Quindi, vedi, siamo ampiamente giustificati nel rifiutare di usare il termine negativo nella nostra considerazione dell'argomento e nell'insistere con il sostituire la parola femminile al vecchio termine. Diciamo ora che gli elettroni sono composti di energia femminile che, abbandonando un corpuscolo maschile, inizia un nuovo corso. Il suo impulso creativo la spinge a cercare un nuovo corpuscolo maschile. Alla base della maggior parte dei processi chimici sta proprio questo distacco e unione.
Sotto l'influsso dell'energia maschile, le particelle femminili vibrano sempre più rapidamente, ruotandogli attorno. Da questa unione nasce un nuovo atomo, il quale però, una volta formatosi, perde le manifestazioni dell'elettricità libera e acquista determinate proprietà particolari. Sono proprio i femminili i più attivi operatori in natura. Da essi scaturiscono i fenomeni della luce, del calore, del magnetismo, dell'elettricità, dell'attrazione o della repulsione molecolare, dell'affinità chimica, sempre sotto il principio del genere, sul piano dell'energia. Il lavoro di creazione viene compiuto esclusivamente dal principio femminile, ma bisogna ricordare che nessun principio può operare creativamente senza gli altri. In alcune forme di vita i due principi sono riuniti in un solo organismo. Inoltre, secondo alcuni scienziati, nella formazione dei cristalli si può ritrovare qualcosa di simile. Anche la scienza moderna, quindi, si accosta sempre di più alle nostre teorie, aggiungendo un sempre maggior numero di prove con il passare degli anni. Quindi ecco dimostrato che il principio del genere è in azione incessantemente, sia nel campo della materia inorganica, sia in quello dell'energia o della forza. La stessa elettricità è ora considerata come quel qualcosa in cui paiono mutare tutte le altre forme di energia. Questa recente teoria è ben accolta dalla scienza attuale. Ne consegue che se siamo in grado di scoprire nel fenomeno dell'elettricità una chiara e inconfutabile prova della manifestazione del principio del genere, questa regola può essere estesa a tutti i fenomeni dell'universo. Non possiamo dare prove scientifiche di quello che stiamo affermando. Però, se guardi questi fenomeni sotto una luce ermetica, vedrai che forse questa è un'ipotesi più ragionevole di quella offerta dalla scienza e dalla fisica. Prova pure a sottoporre ad un esame simile tutti i fenomeni fisici. Vedrai da solo che il principio del genere è applicabile a tutti.